Adesso, cari amici, vorrei dedicare un po' di tempo all'approfondimento di un problema che io avevo, un mini editoriale questo, però è materia tale per cui prima o poi dovrò fare un editoriale molto impegnativo. E dunque io vi avevo già detto ormai da tempo che il fatto che l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia sia fin dall'inizio stata accompagnata dalla minaccia dell'uso di bombe atomiche. Vi ricordate la conferenza stampa di Putin col suo ministro della difesa Shoigu, al quale ha detto di fare il primo passo per l'uso di bombe atomiche. I passi sono tre. E Shoigu, che ascolta, ha detto obbedisco, eccetera. Quindi la minaccia era chiarissima. L'uso di bombe atomiche era mai stato minacciato, ma da quando c'è stata l'uso di bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, la deterrenza reciproca ha funzionato. E la Russia ha cercato, come sappiamo, di rompere questa situazione quando gli Stati Uniti, allora c'era Reagan, hanno programmato di mettere dei missili atomici in Europa per poter colpire la Russia in caso di attacco. E sappiamo che la Russia questa mossa americana non l'ha digerita, aveva preparato un attacco preventivo all'Europa, un attacco missilistico atomico per distruggerla. Questa è avvenuta nel 1900, la data era il 1984, lo possiamo vedere nei messaggi della Madonna Međugorje. Tutti quelli che hanno letto, approfondito la storia di Severomorsk, quella base russa nella quale proprio il 13 maggio del 2013 scoppiò una... no, nel maggio del 1983, il 13 maggio del 1983 Severomorsk, questa base russa, scoppiò un incendio che praticamente impedì alla Russia di colpire con i missili atomici l'Europa. Queste sono cose che sanno gli esperti, però di fatto la reciproca possibilità di distruggersi ha impedito l'uso di bombe atomiche nel tempo fino appunto all'invasione dell'Ucraina. Con l'invasione dell'Ucraina la Russia ha aperto la possibilità di usare bombe atomiche. Però se vogliamo essere rigorosi su questo argomento, dobbiamo dire che dunque io in base alle notizie che si sanno dalla comunicazione internazionale, cioè la minaccia atomica della Russia, è ricorrente ormai da 2 anni a questa parte, è diventata ricorrente. Anche ieri Lukashenko, a nome di Putin, cosa ha detto? Se l'Ucraina non desiste verrà sterminata, quindi è chiarissimo. Però io da tempo vi parlo di questa possibilità, per quale motivo? Vi parlo di questa possibilità e quindi da tempo stiamo esaminando la possibilità che qualche segreto riguardi l'uso di bombe atomiche. Vi ricordate quante volte abbiamo trattato questo argomento? Ma perché noi abbiamo trattato questo argomento? C'è la possibilità di uso di bombe atomiche nel tempo dei segreti. Il motivo è molto semplice, è perché la Madonna ne ha parlato. Non così esplicitamente, ma però abbastanza chiaramente. Cioè la Madonna già nel 1991, pensate, quindi dopo 10 anni che aveva chiesto a Međugorje e la preghiera e il digiuno per fermare le guerre, per quante violente esse siano, già nel gennaio del 1991 la Madonna ha detto che Satana vuol distruggere la terra, vuol distruggere la vita, vuol distruggere voi, la vita e il pianeta sul quale vivete. Questa è stata una rivelazione da brividi
quella del gennaio 1991, perché nessuno se l'aspettava. Era l'anno in cui, come sapete, è crollata l'Unione Sovietica. E il colpo di Stato era tale per cui qua è stato destituito Gorbaciov nel mese di agosto del 1991, aveva potuto sfociare in una guerra atomica per difendere il sacro suolo della Russia, come dicono loro. Quindi già la Madonna ha toccato questo argomento già nel 1991. Perché? Perché? Perché come puoi distruggere il pianeta, l'umanità intera e la vita, come la puoi distruggere se non con l'uso di bombe atomiche? Chiaro, quindi la Madonna è stata la prima che ha tirato fuori questo argomento, perché lei è qui per questo, soprattutto è qui per questo, per evitare che il mondo venga distrutto. Ma però al medesimo tempo attribuisce la distruzione del mondo a Satana. Quindi Satana deve avere i suoi strumenti per ucciderlo. Gli strumenti sono appunto, prima di tutto, le persone che aderiscono a lui e poi le armi micidiali. Quindi questo è per quello che la Madonna poi ha ripetuto tanti anni dopo, cioè nel marzo del 2020, giorno dell'annunciazione, e nel marzo del 2022 la Madonna ha ripetuto la medesima minaccia, e cioè che Satana può distruggere la vita e il pianeta su quale camminate, ha detto. Ma nel settembre, ripetendo la medesima espressione, ha detto: ma Dio vi ama e ha mandato me per salvare le vostre vite e per la su quale vivete. Quindi, cari amici, il tema della distruzione del mondo con le micidiali armi che l'umanità sta preparando è un tema che la Madonna ci ha rivelato già praticamente dall'inizio delle apparizioni. Dico dall'inizio, prima ancora del 1991, quando appunto invitava la gente di Medjugorje a pregare e a fare digiuno due volte alla settimana, perché con la preghiera e il digiuno si possono evitare le guerre, per quanto distruttive possano essere. Quindi c'è il riferimento alle armi micidiali. Allora, cari amici, quello che io dico di nuovo oggi è che avevo adombrato nei mesi scorsi, perché leggendo le dichiarazioni di Putin, leggendo le dichiarazioni di Kirill, leggendo soprattutto gli articoli di Don Stefano Caprio, che è il più grande, diciamo, possiamo dire, giornalista, prete giornalista, che conosce a fondo la Russia per il suo passato trascorso a Mosca come insegnante nell'università, quindi conosce perfettamente il russo, ha link per cui può essere informato su tutto. Man mano siamo arrivati a una, poi anche attraverso la conoscenza del pensiero di Dugin, Alexander Dugin, che è il principale ideologo russo della nuova svolta, quella che ha fatto sì che la Chiesa ortodossa e lo Stato di Cremilino fossero alleati indissolubili. Ebbene, ultimamente, a mio parere, siamo arrivati a capire bene quello che hanno in testa i due leader russi, perché sono due i leader russi, come sono due le bestie dell'Apocalisse del capitolo 13. Mi spiace dire questo, ma però dicendo questo dico la verità, che è qui davanti e non lo si può nascondere. Diceva Ernesto Galli della Loci in un articolo di ieri sul Corriere, detto: è ora che la finiamo di coprire la verità e di non dire la verità delle cose, anche se ci dispiace. Devo avere il coraggio di dire le cose come stanno. Ebbene, le cose come stanno sono queste: che in Russia ha predominato un'ideologia in questi ultimi decenni che prevede l'uso di bombe atomiche per distruggere il mondo per motivazioni religiose. Chiaro? Quindi tutto questo sta venendo alla luce, ma quello che l'ha messo a fuoco meglio di tutti, credo, in questi giorni, proprio in un articolo
dell'8 agosto del 2024 è stato un russo, un intellettuale russo, che si chiama Mikhail Epstein, è un intellettuale russo che è nato a Mosca, conosce profondamente la Russia, il pensiero russo, e che insegna comunque negli Stati Uniti nella Università di Atlanta, quindi è una, insomma, a fare una ricerca, è una personalità di rilievo, il quale ha fatto uno studio approfondito su tutto quello che ha detto Putin e quello che hanno detto Kirill in questi anni, da questo studio emerge con chiarezza che si è formata una ideologia religiosa della distruzione del mondo, cioè una ideologia religiosa che giustifica la distruzione del mondo. Mi sono espresso bene? Hanno elaborato una religione della distruzione del mondo. E ovviamente sono argomenti delicati, però se non se ne parla, a parte il fatto che la Madonna ne ha parlato dicendo Satana vuol distruggere le vostre vite e il pianeta sul quale vivete, e anche detto ma Dio ha mandato a me a salvarvi, quindi dobbiamo renderci conto di quel che bolle in pentola, di quello che Satana vuol fare, se no continuiamo la tecnica del non vedere e non sentire, come denunciava Ernesto Galli della Loggia proprio sull'articolo di ieri del Corriere. E allora, cari amici, un nostro ascoltatore mi ha inviato un articolo che è lo studio di questo Mikhail Epstein, pubblicato su un sito internet che avevo anche segnalato, è uno studio non molto lungo, alcune pagine, che vi ho pubblicato sul blog già da alcuni giorni, per cui potete andare a vederlo e rileggerlo bene per capirlo bene. Cioè, in poche parole, in Russia si è elaborata una religione che non è più cristianesimo, è una religione demoniaca, chiaro, che ritiene che il mondo vada distrutto. Perché dà la possibilità che poi venga fuori un mondo, incominci un mondo nuovo, una nuova creazione. La nuova creazione passa per la distruzione di questo mondo. Ora, queste teorie qui, la distruzione del mondo, finché erano portate avanti da intellettuali, lasciamo il tempo che trovavano, ma se sono portate avanti da persone che possono mangiare bombe atomiche, è chiaro che diventano operative. Allora io volevo tirare la vostra attenzione su questa possibilità concreta. Cioè, voi tenete presente che la Madonna sta elaborando la salvezza del mondo già da Fatima. Sta elaborando la salvezza della creazione che viene, sta per essere distrutta da menti malate. E quindi la sua presenza qui da così tanto tempo è perché la situazione è molto seria. Cioè, esattamente quello che la Madonna ha detto: Satana vuol distruggere la vita, la natura e il pianeta sul quale vivete. Lo fa con chi? Lo fa per mezzo degli uomini. Ma quali uomini? Sono uomini che hanno a disposizione le bombe atomiche e che ritengono che il mondo vada distrutto. Allora, a mio parere, queste cose qui le ha già accennate lo Stefano Capio nei suoi articoli, anche nell'ultimo che vi ho pubblicato l'altro ieri. Ma qui, in questo studio qui particolare di questo russo che comunque conosce a fondo la Russia, attraverso la citazione nei passaggi ben precisi, ufficiali, di Kirill e di Putin, si evince proprio questo, e cioè che la missione di Putin è quella di portare questo mondo alla autodissoluzione, alla distruzione. E perché? È perché o la Russia riesce a dominarlo e a cambiarlo e farne un mondo di pace e di gioia, come dicono i russi, governato da loro, oppure se questo non è possibile, meglio distruggerlo. Allora, siccome l'articolo è molto impegnativo, io non posso leggervelo tutto, però posso leggervi qualcosa e le persone più preparate lo devono andare a leggere, perché qui si parla di cose, cari amici. Se continuiamo la tecnica dello struzzo, vabbè, insomma,
Ma noi dobbiamo sapere cosa ci aspetta, dobbiamo sapere cosa affrontare nel tempo dei segreti, dobbiamo sapere chi è il nemico. Il nemico è Satana, vogliamo sapere anche gli strumenti che Satana usa, ovviamente. Allora vi leggo alcuni passaggi di questo articolo. Di Michael Epstein è intitolato un nuovo apocalittismo. Dopo la cerimonia di investitura di Vladimir Putin, quando Putin ha vinto le elezioni, il patriarca Kirill, nel porgergli gli auguri nella cattedrale dell'Annunciazione del Cremlino, ha pronunciato una frase misteriosa, veramente misteriosa, sentite. Oserei addirittura dire, cioè una frase che ci vuole coraggio per dirla, oserei addirittura dire, ci conceda Dio che la fine del secolo, e qui la parola secolo è tutta da interpretare, ci conceda Dio che la fine del secolo coincida anche con la fine della sua permanenza al potere. Cosa volesse dire? Putin l'ha capito, poi l'autore lo spiega più avanti. Dunque, oserei addirittura dire, ci conceda Dio che la fine del secolo coincida con la fine della sua permanenza al potere. Lei ha tutto ciò che le serve, cioè le bombe atomiche, per svolgere per molto tempo ancora e con successo questo grande compito al servizio della patria. Quindi, questa affermazione è enigmatica e tutta da interpretare con altre frasi che ha detto Kirill. Allora, si chiede il giornalista, cioè non è un giornalista, è uno studioso, della fine di quale secolo ci parla qui il patriarca? Patriarca chiede, di quale secolo? E perché lui stesso ammette che il suo augurio ha un che di audace? Qui lo spiega. Negli ultimi anni la Russia ha visto emergere una nuova ideologia pseudo-religiosa, gravida dei più grandi pericoli spirituali e dei più gravi sconvolgimenti politici, sia per il paese che per l'umanità. Ha adottato sia l'ortodossia di Stato che il culto pagano della terra, sia l'odio eurasiatico per l'Occidente che i tratti dell'ideologia nazista e i culti arcaici della guerra del Regno dei Morti. Quindi ha il peggio, ne ha fatto un'ideologia del peggio, dove di cristianesimo non c'è niente. È una sorta, continua l'autore di questo articolo, di apocalittismo sui generis che assume gli aspetti più tenebrosi dell'ognosticismo e, attenzione, maledice tutto ciò che esiste in quanto immerso nel male. Cioè questo mondo va distrutto perché è immerso nel male, come se non fosse stato redento. Di qui l'aspirazione a consegnare il mondo intero a un fuoco purificatore che porti per mano dell'uomo a una fine del mondo la cui forza distruttrice sarebbe affidata alla potenza delle armi nucleari. Dopo, tutto l'articolo di questo studioso è orientato a spiegare che cos'è questa religione della morte. E dice che comunque già Alexander Dugin, che conosciamo, aveva elaborato tutto questo, ma Dugin era un intellettuale e non è uno che può usare le armi atomiche. E invece Putin sì. Però Dugin ha espresso con chiarezza questo pensiero, lo riporta qui in questa espressione. Quello che dobbiamo fare, dice Dugin, non è chiederci se la fine del mondo arriverà o meno, ma è pensare come realizzarla. Cioè, questo mondo va distrutto, come realizzare questa distruzione? Difatti Dugin aveva già detto a Putin di usare le bombe atomiche contro l'Ucraina. Questo è il nostro dovere, cioè il dovere degli intellettuali indicare come realizzare la fine del mondo. E dice, non arriverà da sola, sta a noi deciderla e soprattutto sta a noi trovare un modo per porre fine a questa storia. I metafisici folli, posseduti da manie di grandezza e sete di suicidio, pensano e dicono molte cose, ma la questione si fa molto più preoccupante quando un simile insieme di idee
si impadronisce in un capo di Stato, cioè Putin, che sta conducendo il suo paese e il mondo intero verso il disastro nucleare. Meno male che c'è qualcuno che comincia a scrivere le cose come stanno, insomma. Vi leggo frasi qua e là, ma se leggete l'articolo vedete come è corredato da espressioni di persone che hanno un nome e un cognome, che si chiamano Putin, si chiamano Kirill, che si chiamano Dugin. L'aspetto più caratteristico del nuovo apocalittismo russo è che, a differenza di tutti i movimenti precedenti di questo tipo, è tecnicamente armato. Cioè, possono distruggere il mondo con le armi atomiche per realizzare le sue aspirazioni a una fine universale. Questo apocalittismo possiede armi nucleari, cioè la materia della morte e dell'inferno, che possono effettivamente porre fine a tutta la vita sulla Terra. Questa oggettivazione della catastrofe, cioè non è solamente un sogno, un'aspirazione di intellettuali, ma è un progetto umano. Questa oggettivazione della catastrofe planetaria conferisce all'apocalittismo la forza e l'argomento, cioè le armi e la potenza politica, la decisione politica di usarle, di cui erano prive le precedenti sette gnostiche, compresi i vecchi credenti. Loro sognavano un fuoco purificatore che avrebbe bruciato il mondo immerso nei suoi peccati, ma erano impotenti a portarlo sulla terra. Ora c'è questa forza che ha il potere in Russia e c'è un grande paese che i necrosettari vogliono trasformare nell'avanguardia apocalittica dell'umanità per compiere la missione della sua autoimmolazione, cioè l'umanità deve distruggere se stessa. E quanto vuole il diavolo? Ma il diavolo può ottenere soltanto con gli uomini che decidono di autodistruggersi. E dice, conclude l'articolo, c'è un leader che spiana la strada verso questo obiettivo, cioè Putin, e c'è un sacerdozio che lo benedice, cioè Kirill. Quindi, cari amici, questo dunque siamo arrivati, metti in parole povere, a capire. Scusate, cioè siamo arrivati in poche parole a capire finalmente quello che la Madonna ci ha detto, perché la Madonna ci ha detto tre volte che Satana vuole distruggere le nostre vite e il pianeta su quale vivete, e io ho detto non tre volte, 100 volte, forse 1000 volte, che Satana vuole distruggere l'opera della creazione e della redenzione. Quante volte ve l'ho detto? Non perché io abbia una scienza infusa, perché leggo i messaggi della Madonna e ne tiro le conseguenze. Dunque la Madonna è qui perché Satana vuole distruggere il mondo. Ma come fa Satana a distruggere il mondo? Lo fa attraverso gli uomini che distruggono il mondo. Chi sono questi uomini che distruggono il mondo, che vogliono distruggere il mondo? Sono quelli che attualmente hanno le bombe atomiche e li minacciano. Poi ovviamente gli altri rispondono. Quindi questo è il fatto gravissimo a mio parere, cioè una ideologia religiosa, perché è una ideologia, non una religione, una ideologia religiosa progetta la distruzione del mondo, cioè in questo mondo comandiamo noi, che siamo gli unici santi, Santa Russia, gli unici che sono fedeli alla verità, eccetera, o comandiamo noi o questo mondo va distrutto. Voi capite, cari amici, questa è una cosa diabolica, ma al 100% è una cosa seria, è una cosa vera soprattutto. Solo la Madonna ce l'ha detto nel 91, ce l'ha ripetuto nel 22, nel 2022. E questo è il progetto di Satana. Allora la Madonna è qui da così tanto tempo per questa grande impresa, cioè impedire a Satana che usi gli uomini per distruggere il mondo. E qui per salvare l'opera della creazione e della redenzione. Tutto sintetizzato nel messaggio del 25 marzo del 2022, e cioè Satana vuol distruggere le vostre vite e il pianeta su quale vivete, ma Dio vi ama e ha amato me per salvare le vostre vite e il pianeta su quale vivete, cari amici. Quindi vedete come siamo. Come dice, tutto alla fine è arrivato alla chiarezza, cioè
in poche parole, in altre parole, insomma, io seguo la via di dire cose come stanno, e quindi dico le cose come stanno, cioè le cose come stanno e che c'è la possibilità che il mondo venga distrutto, ma per motivazioni religiose. Cioè, perché questo mondo va distrutto, perché è un mondo cattivo, brutto, va distrutto. Cioè, capito, Satana ha ridotto il mondo in questo stato, poi ti suggerisce di distruggerlo. Quindi, cari amici, la Madonna è qui per salvare questo mondo. Ecco, lo fa come lo fa? Lo fa con la sua presenza, lo fa con la Chiesa, lo fa con l'intercessione, lo fa con la testimonianza di quelli che credono e amano. E quanto riuscirà a ottenere non lo sappiamo, ma noi dobbiamo fare in modo tale che la Madonna riesca a ottenere il massimo, e cioè che questo progetto finisca nel nulla, come è finito nel nulla il progetto del 1984 a Severo Morx. Questo dobbiamo aspettare, per questo dobbiamo pregare, per questo dobbiamo sostenere la Madonna, per questo dobbiamo capire la serietà della situazione. Però il primo passo per capire la serietà della situazione qual è? È quello di non nascondere le cose come stanno. Io capisco che queste cose non si possono raccontare ai bambini, o non si possono raccontare a chi non è preparato, però a un momento vanno dette, e la Madonna le ha detto. Cioè la Madonna l'ha detto. C'è la Madonna, l'ha detto già nel 1991 e l'ha ripetuto tante volte. Satana vuole l'odio, Satana vuole la guerra, Satana scade nei cuori con l'odio. Cioè, lei ha visto questa ideologia pseudo-religiosa che si è affermata nelle classi dirigenti russe, per cui o comandano loro o il mondo viene distrutto e hanno la possibilità di farlo. Lo minacciano un giorno sì, un giorno no, l'ha minacciato anche ieri. E cioè, se l'Ucraina non recede, verrà distrutta. L'ha detto Lukashenko, che è un leader politico, vassallo di Putin. Quindi, cari amici, apriamo gli occhi. Cosa possiamo fare? Possiamo pregare, dobbiamo pregare, dobbiamo pensare che il male esiste, e il male è tremendo. Il male vuole distruggere la creazione di Dio. E purtroppo molti di noi, inconsci, cooperano col male. Sono prigionieri di Satana, sono prigionieri delle menzogne, hanno riputato la fede della croce. Cari amici, siamo nel mezzo di un grande combattimento spirituale e non ce ne rendiamo neanche conto. La comunicazione universale è, come dire, una camomilla con dentro molti ingredienti di sonnolenza. Ma noi abbiamo la Madonna che ci ha messo tutto sul tappeto. Tutti i messaggi della Madonna, permettetemi questa espressione, sono chiarissimi a riguardo e sono stati tutti pubblicati dalla parrocchia di Međugorje. Non è stato sconfessato neanche uno. Quindi possiamo ben dire che è la Madonna che ha rivelato tutto questo. Certo, non ha fatto i nomi e i cognomi, ci mancava poco, vero? Perché Fatima ha fatto il nome ben preciso della Russia. Quindi informiamoci soprattutto sui messaggi della Madonna, ma anche l'informazione, diciamo così, c'è anche un'informazione oggettiva, c'è anche un'informazione che ti dice che sta maturando l'autodistruzione del mondo, come no? Che ti dice che ci sono quelli che la perseguono e la vogliono, e come no? E quindi dobbiamo creare, come dire, la difesa, ma al punto in cui ci troviamo non c'è altra difesa che la Madonna, e quindi l'intercessione insieme a lei, giorno per giorno, preghiera e digiuno e testimonianza con coraggio. Perché bisogna sapere fino a che punto il male osa,
arrivare, quindi dove osa arrivare. Cioè anche Chirri l'ha detto, oso dire, cioè che lei, caro Presidente, deve compiere la sua missione, che è quella di distruggere questo secolo, perché poi ce ne sarà un altro. Ma questo deve essere distrutto, sono ideologie che erano prima disarmate e sono diventate armate, cari amici. Questo dunque lo trovate, questa diciamo così concretizzazione della denuncia che ha fatto la Madonna del piano di Satana, la trovate in diversi articoli di studiosi, ve l'ho citati due. Uno è quello appunto di Mikhail Epstein, l'altro è quello, sono quelli, anche l'ultimo, che ho pubblicato sul blog di Don Stefano Caprio. Bene carissimi, siamo arrivati dunque, cari amici, alla fine di questo editorialino, ma capite bene che sono cose che stiamo progredendo, stiamo camminando velocemente verso il momento in cui Satana sfererà l'attacco e la Madonna lo metterà a perdere. Stiamo velocemente correndo verso il momento in cui Satana sfererà l'attacco, cioè distruggere l'opera della creazione e della redenzione, distruggere il mondo e la Chiesa, e Satana e la Madonna lo metterà a perdere. Ma saremo noi gli strumenti, cari amici. Come Satana i suoi strumenti, la Madonna i suoi strumenti. La Chiesa è lo strumento con la quale la Madonna salverà il mondo.